Cari colleghi, per cogliere i presupposti della democrazia vi riporto a 18 secoli fa. Da allora una linea attraversa l'Europa dalle sponde dell'Atlantico agli Urali. I popoli che si trovano da una parte di questa linea sono i popoli di fede cattolica e ortodossa, nei quali il culto della libertà, lo Stato di diritto, il pluralismo religioso e politico, un vigoroso senso di intraprendenza sul piano economico, in una parola i presupposti della liberal democrazia, non hanno profonde radici o non ne hanno per niente. Una parte essenziale dell'inconscio collettivo che li accomuna da un punto di vista psicoculturale e quindi forma mentis nel confronto con la realtà, è plasmato dalla costruzione politica teologico-dottrinale che data dai tempi di Costantino. Tutti i semi di progresso intellettuale, politico e sociale caduti in questa immensa rete nel corso dei secoli sono degenerati o in ogni caso hanno dovuto superare enormi difficoltà per sopravvivere, come si vede dalle rachitiche forme di democrazia, quando ce n'è una, che li caratterizzano. Quelli che stanno dall'altra parte di questa linea sono i popoli cristianizzati dai seguaci del vescovo Ario, l'antagonista della concezione trinitaria nella formulazione del Concilio Niceno voluto da Costantino e imposto per legge da Teodosio, i quali, non è una coincidenza se una dozzina di secoli più tardi rifiuteranno con la rivolta protestante di fatto, anche se non formalmente, quell'impalcatura. L'apice si riscontrerà negli Stati Uniti d'America, dove esistono più di 200 denomination che si definiscono cristiane, le quali non si riconoscono in essa, ricollegandosi, coscienti o meno, all'ispirazione etica della tradizione ebraica originaria del Vangelo. Sono i popoli che consideriamo progrediti, aperti, liberal-democratici, caratterizzati dal dinamismo economico. Il che non significa che ivi non si riscontrino comportamenti scorretti, soltanto che ivi vengono intimamente riconosciuti come tali da chi li pratica, mentre nell'altro enclave non solo non sono oggetto di vergogna, ma spesso anche di vanto. Siccome nei libri scolastici dei paesi di tradizione cattolica e ortodossa questo dato di fondamentale importanza di solito non compare e viene menzionato solo fuggevolmente, menzionando l'eretico Ario, di cui non ci restano gli scritti distrutti dalla Chiesa, è opportuno dare qualche notizia al riguardo. Si tratta dei Visigoti in Spagna e dei Goti e Longobardi nell'Europa centrale, convertiti al cristianesimo nel IV secolo dal missionario seguace di Ario Ulfilas, inviato per ragioni politiche nelle loro terre dall'imperatore Costanzo II, figlio di Costantino, il quale, a differenza del padre, era un deciso sostenitore di Ario. Anche dopo che i regni di Alarico, Genserico e Teodorico, ariani come i loro popoli, sorti sulle macerie dell'impero romano d'Occidente, si furono consolidati nel V e VI secolo, le due chiese si mantennero separate, quella ariana per i credenti germanici, l'élite, e quella nicena per le masse, in genere rurali, e per gli impiegati pubblici romani sottomessi. 300 anni dopo, nell'VIII secolo, tutti questi popoli o furono conquistati da altri popoli di fede nicena, ostrogoti, vandali, burgundi, o le loro élite finirono per accettare quest'ultima, Visigoti e Longobardi, che si consolida con la creazione del Sacro Romano Impero. Ma l'impronta originaria dell'arianesimo resterà impressa nell'inconscio collettivo di tutti questi popoli.
I Franchi, dalla cui terra era partito Ilario di Poitiers, uno dei personaggi decisivi nella questione trinitaria, saranno di fede nicena dal tempo del loro insediamento massiccio in Gallia, anche perché l'usurpatore Pipino il Breve ottenne la legittimazione a sovrano da Papa Stefano II, barattando con lui, anno 754, il riconoscimento della donazione costantiniana, su cui fino al 1870, pur essendo stata smascherata come un falso da Lorenzo Valla quattro secoli prima, si fondarono le pretese del Vaticano sullo stato della Chiesa, ma anche con forti immissioni in essi, ossia nei Franchi, i popoli cristianizzati dai seguaci di Ario, fatto che forse contribuisce a spiegare perché la Francia, dove la tensione con la Chiesa di Roma è sempre stata una realtà ben viva, rimanga un paese in bilico tra reazione e democrazia. La frammentazione religiosa e le vicende del Sacro Romano Impero hanno reso la Germania un paese contraddittorio, al cui interno il principio di autorità ha finito per prevalere. Nei paesi scandinavi il cristianesimo non ha mai messo radici profonde nell'anima popolare e comunque soltanto nella versione evangelica riformata, dando luogo alle chiese di Stato, in cui l'organizzazione chiesastica è amministrata da teologi e giuristi nominati dal governo. È ovvio che ci sono paesi anche fuori dell'area costantiniana in cui i semi della libertà, fondamento del progresso in tutti i campi e della vita civile, non attecchiscono. Ne abbiamo vistosi esempi sotto gli occhi in tutti i continenti, ma nell'area costantiniana quei semi sistematicamente incontrano un terreno ostile, non attecchiscono e spesso isteriliscono. Succede per caso? Chi mi accusa di vuote generalizzazioni mi ricorda quel vecchio contadino che ringraziava Dio per aver fatto passare un fiume attraverso ogni grande città. Il fine di questo intervento è appunto d'analizzare le conseguenze di una concezione irrazionale nella sua rozza formulazione favorita da Costantino, il quale recitò la parte del convertito fino al punto da restare quasi convinto lui stesso d'esserlo. In realtà si fece battezzare sul letto di morte da un prete seguace di Ario. Quasi, perché il realismo del politico preoccupato soltanto del proprio potere non gli fece mai abbandonare l'ossequio alla religione tradizionale di Roma, dove risiedeva l'aristocrazia senatoriale, la quale continuava a professarla. Infatti Costantino promosse alle più alte cariche dello Stato funzionari pagani ad essa fedeli, mostrando rispetto per le sue pratiche cultuali e i suoi simboli. Al tempo stesso, come succede spesso ai paranoici che si rivolgono a chiunque possa rassicurarli, frequentando ciarlatani e lasciandosi attrarre dal fascino di culti esotici. Si è celebrato di recente il 1700° anno dell'editto di Milano, presentando questo imperatore come un uomo animato da principi liberali, se non addirittura ispirato da Dio. Lui, che aveva ammazzato la moglie, il figlio e il nipote per il timore che gli insidiassero il potere, mentre in realtà l'apparato teologico da lui messo in essere diventò ed ancora è il principale ostacolo all'affermazione della civiltà liberale, le cui radici, come bene ricordava Benedetto Croce, vanno ricercate proprio nel messaggio evangelico che mette al centro la libertà di coscienza. Per inciso, voglio ricordare che la madre Elena, un'addetta alla pulizia delle stalle che aveva saputo infilarsi tra le lenzuola dell'imperatore Costanzo Cloro, padre di Costantino, del quale fu concubina, godeva della fama di santa già dalla fine del IV secolo, sebbene sia apparsa ufficialmente nel Martirologium Romanum
redatto sotto il pontificato di Gregorio XIII soltanto nel XVI secolo. Quei pochi anni segnano la maggiore e più drammatica scissione all'interno del cristianesimo. La parte d'Europa caduta in questa rete, che possiamo definire l'area costantiniana, in cui dal tempo di Carlo Magno l'archetipo del potere assoluto si sarebbe consolidato, non ne uscirà più. Riuscirà a mettere fuori la testa di tanto in tanto in Europa occidentale, come nel Rinascimento, quando le maglie della rete tenderanno a rompersi, o nell'età dei lumi, mai nell'Europa orientale. Nel profondo resterà sempre impigliata in essa, fino ai nostri giorni. Faccio un solo esempio. La sua presa si manifesterà infatti con insospettata forza nel deturpare anche il pensiero di Marx da parte di Lenin, figlio di quell'eredità culturale che troverà adepti nella parte d'Europa contaminata da essa. Francia, penisola balcanica, Spagna, Portogallo, Italia e America Latina. Marx, la cui molla ispiratrice era la libertà, divenne così simbolo di uno dei regimi più illiberali che la storia abbia conosciuti. Non occorre sottolineare che quando si parla di area costantiniana non si dà per scontato che il mondo che nasce dall'impero di Occidente sia uguale al mondo che nasce dall'impero d'Oriente. Si tratta di due realtà profondamente diverse. La prima è caratterizzata dalla tensione tra il papato e il Sacro Romano Impero prima e gli stati nazionali poi. La seconda, dal potere autocratico dell'imperatore, che sarà il modello a cui si ispira la Terza Roma, cui resta estraneo il funzionamento della politica gestita monoliticamente dal monarca investito di poteri divini e pertanto teocrate. Ne occorre sottolineare, come ho già accennato, che al di fuori dell'inconscio collettivo tipico dell'area costantiniana, la civiltà liberal-democratica non prospera incontrastata. Tutt'altro. Per restare in Occidente, come ignorare le varie forme d'oppressione, crudeltà e ipocrisia dei protestanti? A parte la pesante compromissione del mondo luterano con il nazismo, basti pensare al colonialismo inglese in Medio Oriente, Africa e India e alla sua politica ignominiosa in Cina, al razzismo americano, allo sterminio con la Bibbia in mano delle popolazioni del Nord America e alle centinaia di bombardamenti indiscriminati effettuati dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, allo sradicamento ed eliminazione degli aborigeni da parte degli australiani, per la quasi totalità sudditi di Sua Maestà Britannica, alle stragi di nativi nel sud-est asiatico, portate avanti per decenni dagli olandesi, al regime razzista dei loro discendenti in Sudafrica. Però il valore della libertà, scusate, lo Stato di diritto, il pluralismo religioso e politico sono, malgrado tragiche ombre nella storia di questi popoli, sempre restati sostanzialmente vivi nel loro inconscio collettivo. Ovviamente, frutto di eredità culturali precedenti lo stesso cristianesimo, eredità che non sono state però scalfite dall'evoluzione che esso ha subito nell'area costantiniana, senza per questo identificare in essa la causa unica del degrado morale e civile dei popoli, che invece vi sono rimasti imprigionati. Ma torniamo al momento in cui la rete fu gettata, il regno di Costantino. Per capirlo è necessario rendersi conto della realtà terrena da cui nasce. E questa realtà porta un nome, Roma, sinonimo di pace e di diritto e quindi sicurezza, fuori della quale, come organizzazione politica, nell'immaginario collettivo c'era il deserto popolato al nord da orde di selvaggi migranti senza insediamenti fissi, senza strade e monete, qui era ignota perfino la scrittura, oppure l'Oriente o l'Egitto, misterioso e inquietante.
Per gli abitanti dell'Europa del tempo, Roma, con la sua organizzazione amministrativa e commerciale, era la sola realtà temporale esistente, al di fuori della quale non era concepibile pensarne un'altra. Per questo era l'URBS eterna. Dal punto di vista politico, c'era consapevolezza che l'età della libertà repubblicana era finita, ma non che Roma stesse sprofondando come rimedio all'anarchia verso forme di dispotismo orientale, verso il quale era viva l'ostilità ereditata dalla cultura greca, oltre che dalla propria storia. D'altro canto, l'organizzazione dei commerci dalla Britannia alla Persia, con al centro il Mediterraneo, era così salda da sopravvivere alla deposizione di Romolo Augustolo nel 476. La vera rottura che separerà il Medio Oriente, la mezzaluna fertile, fonte di risorse granarie, di introiti fiscali e centro della produzione di gioielli prodotti con l'oro del Sudan e la costa africana dal resto d'Europa, provocando la decadenza di quest'ultima, si verificherà soltanto nel VII secolo con il trionfo dell'Islam, dalla penisola iberica all'Anatolia, decadenza che si perpetuerà per 4 secoli, finché i mercanti, soprattutto veneziani, grazie ai traffici con l'Oriente, cominceranno a perforare la barriera, dando avvio alla ripresa dell'Europa nell'XI secolo. L'Islam, per inciso, riuscirà a scalfire l'inconscio collettivo dell'Europa soltanto nell'area balcanica, non nelle parti occupate dall'Europa occidentale, penisola iberica e Sicilia, perché quivi la Sharia, che non prevede la separazione tra la legge civile e la legge coranica, cozzava contro la tradizione politico-giuridica ereditata dall'impero d'Occidente e mancata in quello d'Oriente. Impossibile capire l'evento che avrà il più micidiale impatto sul messaggio evangelico se non si tiene conto del marasma che travagliava l'impero nel IV secolo su tutti i piani. Un profondo senso di smarrimento spirituale caratterizzava la vita delle masse, cui si aggiungevano le miserie causate dalle pestilenze, dalle carestie, dalla siccità, dalle inondazioni e dalle guerre. Non soltanto era scomparsa l'effervescenza della letteratura e dell'arte, ma il realismo pragmatico che aveva caratterizzato la vita romana per secoli aveva lasciato il posto a un mondo di farneticazioni e di culti esotici, a una miriade di ciarlatani. L'inconscio collettivo era ridotto in uno stato frammentario e confuso. E quando l'inconscio collettivo si sfalda in concomitanza con la rovina civile e politica, facendo precipitare la società in una crisi radicale, prima o poi una credenza sotto la guida di un nuovo potere politico coagula in pochi paradigmi ermeneutici a forte carica emotiva, i fermenti che già circolano nell'aria, irrompe e si impone con la forza e si avvia con il tempo la formazione di un nuovo archetipo. È quello che è accaduto in quei 60 anni, dal 325 al 381 d.C., che segna la nascita di un nuovo archetipo che si consoliderà dall'VIII secolo in poi con la riforma carolingia. Dirà Tertulliano, contestando i filosofi, a Dio è nato un figlio, non c'è vergogna, perché è cosa da vergognarsi. Il figlio di Dio è morto, è cosa da credersi, perché assurda. Sepolto e risorto, è cosa certa, perché impossibile. Un linguaggio inaccettabile alle orecchie greco-romane anche soltanto un secolo prima. Costantino, nello sforzo gigantesco di dare un nuovo cemento psicologico all'impero, diede l'avallo al mistero trinitario in una formulazione basata su categorie neoplatoniche che non sarebbe stata compresa dallo stesso Gesù, mistero che sarà proclamato civilmente vincolante, cioè religione di Stato dall'imperatore Teodosio
nel 380, cunctos populos, noto come editto di Salonicco. Diciamo religione di Stato che è venuta meno dopo 18 secoli per la prima volta in Occidente negli Stati Uniti d'America. All'editto di Salonicco seguirà un concilio, Costantinopoli 381, da questi, ossia dall'imperatore Teodosio, convocato e gestito, che lo convaliderà come dogma sul piano religioso e quindi non proclamato dal Papa, che anzi vi aderirà a cose fatte all'inizio con qualche reticenza, come tutte le concezioni razionali, meccanismo paralizzante della mente, catena ideale per tenere imbrigliato il popolo al quale fu, ed è tuttora, presentato nel modo più rozzo e perciò più irrazionale possibile al tempo stesso, appunto, mysterium tremendum e fascinans. Tre persone distinte in un solo Dio, di cui la prima, il padre, genera ma non crea, la seconda, il figlio, e la terza, lo Spirito Santo. Per la Chiesa, dobbiamo precisare, che per la Chiesa ortodossa il Padre genera sia il Figlio che lo Spirito Santo, mentre per la Chiesa cattolica il Padre e il Figlio congiuntamente generano lo Spirito Santo. C'è questa differenza. Qui, no? Come tutte le concezioni razionali, meccanismo paralizzante della mente, catena ideale per tenere imbrigliato il popolo al quale fu ed è tuttora presentato nel modo più rozzo e perciò più tradizionale possibile al tempo stesso, appunto, mysterium tremendum e fascinans. Tre persone distinte in un solo Dio, di cui la prima è il Ah, va bene, ma questo l'avevo già letto, scusate, ho ripetuto la cosa che avevo già letto. Allora, questo evento segna lo stravolgimento del messaggio evangelico di matrice ebraica, frutto di una spiritualità per la quale il nome stesso di Dio è impronunciabile, che viene snaturato. Tutta la storia d'Europa, al di qua ma anche al di là della summenzionata linea, e fino ad oggi condizionata da questi 60 anni, 325-381, ignorati dalle stragrande maggioranza della gente. Noi siamo vittime di questa colossale rimozione. Prevalse così in quei 60 anni quello che ad Atene suonava più ripugnante ed incomprensibile, l'intolleranza del nome della verità. In Persia sono state le prime forme di religione rivelata e che perciò non ammettono discussione. Sconfitta sui campi di battaglia a Maratona e a Salamina, dopo 7 secoli la Persia conosceva il trionfo in quella parte dell'Occidente che contava. A chi mi potrebbe obiettare che si tratta di eventi remoti nel tempo, rispondo che le convinzioni religiose, in quanto concernono il destino individuale, costituiscono l'alveo in cui scorre la vita della gente e si crea l'inconscio collettivo dei popoli, su cui poggiano le istituzioni politiche e la vita collettiva.